Ciao a tutti amici di Tecnologia su Misura, ci ritroviamo in questo nuovo filmato della serie Come scegliere l'hardware per parlare indirettamente degli hard disk. Indirettamente perché l'argomento trattato in realtà sarà la gerarchia della memoria, uno dei temi fondamentali che caratterizza le prestazioni di un computer molto più di quanto si possa pensare. Infatti, quando si vuole aumentare la reattività di un computer, viene immediato pensare di sostituire il processore o overclockarne la frequenza. Tuttavia, questa operazione può non dare i risultati sperati se non si conosce adeguatamente il concetto di gerarchia della memoria. Per gerarchia della memoria si intende che non è possibile disporre contemporaneamente di una memoria ampia, economica e ad alte prestazioni. Per questo motivo è necessario disporre di aree di archiviazione specifiche e stratificate. È facile osservare dall'immagine che al crescere delle prestazioni della memoria diminuisce la quantità di spazio di archiviazione. Tutto questo per contenere i costi. Prima di proseguire, è importante sottolineare che aumentare la velocità di calcolo di un processore non è necessariamente proporzionale all'incremento di reattività del sistema, specialmente in un utilizzo quotidiano. Infatti, aumentare il clock di un processore riduce i tempi di elaborazione, ed è un fattore che si apprezza solo in determinate situazioni, come quando ad esempio si vuole convertire un file multimediale o si vuole decomprimere un archivio. Dall'immagine a forma di piramide possiamo renderci conto della gerarchia della memoria. Vediamo molto approssimativamente che i registri del processore per poter lavorare prelevano dati e istruzioni dalla cache. A sua volta la cache preleva i dati dalla RAM e infine la RAM preleva i dati dall'hard disk. Notiamo che i registri del processore sono circa 10 volte più veloci delle memorie RAM. Questo significa che la RAM introduce un primo collo di bottiglia inevitabile ai nostri PC, limitandone la reattività. In pratica, un processore, eseguendo circa un'operazione ogni nanosecondo, potrebbe eseguire circa 10 operazioni mentre aspetta che la RAM invii i dati sui quali poter lavorare. Questo rappresenta il motivo per cui sono state introdotte le memorie cache. Se pensiamo che già le RAM sono considerate lente rispetto al processore, provate a pensare a un hard disk magnetico che lavora nell'ordine dei millisecondi, cioè circa un milione di volte più lentamente rispetto alle RAM. Questo discorso serve a spiegare che se si vuole un caricamento dei programmi del sistema operativo rapido ed efficiente, è importante che questi ultimi siano installati su un disco fisso più veloce possibile, come ad esempio un SSD. Mentre è conveniente riservare gli hard disk magnetici allo storage dei dati, così da non sprecare il più elevato costo dei gigabyte di un solid state drive. Potete leggere la versione più approfondita di questo articolo cliccando sul link messo in descrizione al filmato. Spero che questo video vi sia piaciuto e un saluto a tutti da Valerio.